Siano lodati Gesù e Maria. Qual è il grande comandamento? La domanda che il dottore della legge pose a Gesù, qual è il grande comandamento, pur essendo, come ci avverte subito il testo evangelico, tendenziosa in quanto finalizzata a metterla alla prova a Gesù, cioè chi glielo chiedeva non gli interessava la risposta, voleva vedere, vediamo se risponde bene, altrimenti gli facciamo vedere noi quello che succede, no? Questa domanda costituisce la fonte primaria, evidentemente, di meditazione a cui questa trentesima domenica del tempo ordinario ci sollecita. La risposta di Gesù, al quale non importava assolutamente nulla, diciamo che la domanda fosse tendenziosa, è molto puntuale e precisa e ci fa comprendere l'importanza e la centralità, attenzione, del primo grande comandamento. Penso che veramente la liturgia di questa domenica sia oltremodo illuminante. Partiamo da una breve panoramica della prima lettura. La prima lettura, l'abbiamo ascoltata dal libro dell'Esodo, ci presenta una parte del cosiddetto codice dell'alleanza, ossia una serie di specificazioni puntuali di precetti di giustizia e di amore nei confronti del prossimo. Non opprimerà il forestiero, l'orfano, la vedova, eccetera, eccetera, no? Anche Gesù nel Vangelo parla dell'amore del prossimo, il secondo è simile al primo, ma dopo aver spiegato che esso viene non solo dopo il primo grande comandamento, attenzione, ma è la conseguenza del primo comandamento, cioè se tu non ami il prossimo, il problema è che tu non ami Dio, perché se ami Dio veramente, certamente amerai il prossimo, e fuori dell'amore di Dio l'amore del prossimo non è mai autentico e disinteressato. Questo è il messaggio di questa domenica. Il Salmo responsoriale, nel suo ritornello che abbiamo ripetuto, in verità ci mette verso la strada giusta. Ti amo, Signore, mia forza, e ci provoca anche una domanda, no? Quante volte noi abbiamo detto ti amo al Signore? A Roma dicono cor core, d'accordo? Come un innamorato o un'innamorata, gliel'abbiamo mai detto in vita nostra? Ci viene spontaneo. Voi sapete i santi come chiamavano nostro Signore? Avete mai letto le vite dei santi? Voi lo sapete? Come alcuni santi e sante chiamavano Gesù? Come un innamorato, amore mio. Lo chiamavano, ma gli veniva spontaneo, capito? Non dice chiami amore mio nostro Signore, normale. Se si vive quello che Gesù ci dice oggi, no? Allora, Gesù spiega bene i termini della questione. Attenzione alla formulazione, io ripeto quello che Gesù ha detto, Il primo e grande comandamento è, attenzione, amerai il Signore, Dominus in latino, Kyrios in greco, Yahweh in ebraico, tuo Dio. E poi attenzione, con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente. Sentite come c'è un incalzare, c'è un rimbombo, no? Tu. Che significa? Significa che l'amore di Dio è un fatto assolutamente intimo e personale che coinvolge te come persona, con la tua vita affettiva, il tuo cuore, la tua vita intellettiva, la tua mente e poi l'anima. Che cos'è? Cos'è amare il Signore con tutta l'anima? In greco è psyche, in ebraico è nefesh. Voi lo sapete, giovanotti, voi che avete fatto la prima comunione, che cos'è l'anima? Guardate che l'anima noi sappiamo che c'è, ma non sappiamo bene che cos'è, perché non ne possiamo conoscere tutta la sua grandezza. Se noi conoscessimo la grandezza e la bellezza della nostra anima, dell'anima di ciascuno di noi, se la potessimo conoscere in questo mondo rimarremmo a bocca spalancata. Dice, mamma mia Signore, che hai fatto? E guardate che ce l'abbiamo tutti quanti. Attenzione, ma l'anima è una cosa personale, L'anima mia è l'anima mia, ce l'ho solo io. L'anima tua è l'anima tua e ce l'hai solo tu. Cioè, come è fatta la mia anima, è fatta in un modo che non ce n'è mai stata una uguale e né ce ne sarà mai una uguale. Quindi amare Dio con tutta l'anima significa che Dio vuole da te che tu lo ami come sei te stesso.
cioè lui ti ama in quanto attraverso la tua anima ha fatto di te un unicum irripetibile e vuole da te essere amato a modo tuo, attenzione, non nel senso bislacco e balordo che danno molti oggi, che si fanno il Vangelo, capite, a propria immagine e somiglianza, e dicono io amo Dio a modo mio, in questo senso evidentemente non consono, ma nel senso buono, capite, cioè come te, il tuo Dio. Attenzione poi, altra cosa, io riconosco Gesù come Signore. Voi sapete che nella Bibbia ebraica, quando compare il termine Signore, Signore è il nome che Dio rivelò di se stesso a Mosè. Signore in italiano, in latino è Dominus, vi ripeto, in greco è Kyrios, ma Kyrios è l'ebraico Yahweh. Yahweh, il tetragramma sacro, nell'Antico Testamento, quando compariva il nome di Yahweh, gli ebrei non lo neanche nominavano, sostituivano il nome di Yahweh con il nome di Adonai, per quanto era sacro, perché Yahweh è il nome santissimo di Dio, è il nome personale di Dio. Sapete cosa ci dice Gesù con questa finezza, no? Il tuo Dio oggi chi è? È Yahweh o è qualcun altro? Qual è la cosa più importante nella tua vita? Chi c'è realmente al primo posto? Capite? Dio è il sommamente amato, dopo viene tutto il resto, anche il santissimo amore verso il prossimo, l'amore verso il prossimo che non è importante, ci picchia, ma dopo che il Signore sia il tuo Dio, il tuo, che tu l'hai scelto come tale e che ogni giorno con gioia dici quanto è bello quest'altra giornata, Signore, un'altra giornata per amarti e per servirti, attenzione, servirti non come, come uno schiavo, come un servo triste, ma come una persona che è onorata, d'accordo, di camminare secondo le vie del Signore, ubbidendo alle sue leggi, perché quelle sono la nostra vita, la nostra gioia. Ecco, questo è il primo grande messaggio. Allora capiamo, le grandi idee, quando l'amore di Dio è vissuto in questo modo, l'amore del prossimo ne diventa un corollario naturale praticamente necessario. Perché? Perché come Dio ha creato la mia anima, che è un unico e un irripetibile, io percepisco il suo amore, ricambio il suo amore e vivo di questo, come faccio a non amare il mio simile? È impossibile. Anche se a volte il nostro simile è sgradevole, anche se a volte ci dà fastidio. Quindi le grandi idee che stanno alla base dell'amore del prossimo, la sua dignità unica e irripetibile, il suo essere oggetto dell'amore eterno di Dio, il dovere di rispettargli, di rendergli quello che è giusto, di non fargli alcun male, non possono non sgorgare in modo naturale e conseguenziale dall'amore di Dio rettamente e correttamente vissuto. Cioè, l'Apostolo San Giovanni nelle sue lettere a un certo punto dice, guardate, tu non puoi amare Dio che non vedi se non ami il prossimo che vedi. Cioè, se in te non è nato ancora l'amore del prossimo, se c'è difficoltà ad amare il prossimo, sai qual è il problema? È che tu non ami Dio. E lo sai perché non ami Dio? Dice ancora San Giovanni, perché non hai conosciuto il suo amore. In questo sta l'amore, scrive, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Se noi Dio non lo amiamo è perché ancora non lo conosciamo. Allora la prima cosa da fare, anche se tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la mente, la prima cosa in ordine cronologico è applicare il nostro tempo a cercare di conoscerlo un po' meglio, il nostro Signore, che è fondamentalmente un grande sconosciuto. E un'ultimissima suggestione e poi chiudiamo. Attenzione, oltre che l'amore di Dio, l'amore del prossimo è conseguenziale anche un altro amore. Sapete quale? Amerai il prossimo tuo come te stesso. Che significa? Se non amo me stesso, io non amo il prossimo. Molte volte noi scarichiamo le nostre frustrazioni, i nostri complessi, le nostre non accettazioni di noi stessi sul prossimo. Scarichiamo. E come faccio ad amare me stesso? Tu troverai te stesso, imparerai ad amare santamente te stesso se conosci l'amore di Dio. Ecco perché l'amore di Dio è sempre la soluzione a tutti quanti i problemi. Quindi l'amore santo di noi stessi lo vivremo solo nella misura in cui abbiamo, come dice San Giovanni sempre nelle sue lettere, prima lettera, capitolo 4, nella misura che abbiamo veduto, conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Ecco perché tutto dipende dall'amore di Dio, dal primo grande comandamento. Siano lodati Gesù e Maria.